Questa mattina, come vi dicevo, avevo preparato una predica che parla di tre tipologie diverse di persone in chiesa e una correzione che fa Giuda, la chiesa, Pietro. E mentre stavo così, questa mattina mi alzo e Dio mi dice, e Gesù mi dice così: voi parlate, o tu parli voi in generale, i credenti, di tante cose che dovete fare per me, il vostro comportamento, tutto giusto, tutto bello, tutto nella Bibbia. E Gesù mi diceva: io voglio essere il centro però della vostra vita. E ho notato che è vero che magari parliamo tanto di quello che faremo per Lui, di quello che dobbiamo fare per Lui. Sì, parliamo anche con Lui tutti i giorni, ma dal pulpito a volte, secondo me, una ripassatina, un ricordo di chi è Gesù per noi è molto importante. Amen. Perché è per Lui che noi siamo qua. È perché Lui ha toccato la nostra vita, è perché Lui ha cambiato la nostra storia, è perché lo abbiamo incontrato. Non è solo perché abbiamo sentito dire, ma lo abbiamo incontrato. E quando noi incontriamo Gesù, tutto cambia. Ed è questo, noi sappiamo. Io penso che tutti noi, quando noi preghiamo, sappiamo di essere unici. Amen. A me piace sempre, lo dico più volte, pensare alle nostre impronte digitali e pensare che ogni essere umano in tutto il mondo ha un'impronta unica. E mi piace dire questo perché una volta ho avuto questa rivelazione dove stavo pregando e mi sentivo proprio unica, speciale per Dio. E poi dicevo, sì vabbè, comunque ami tutto il mondo. E mi sono ricordata proprio del libro del Cantico dei Cantici, dove dice, parlando del re della matta, no? Che lei è la storia di questi due ragazzi che si innamorano, eccetera, e parla del re Salomone, lei pensa di essere unica e lui dice a lei che lei è unica, ma quando il re Salomone entra nella città, nel Libano, per visitare, per salutare, anche per portarla a casa, questa donna, questa ragazza, la ragazza del Cantico dei Cantici, scopre che lui ha tipo un sacco di mogli e 80 concubine. E uno dice, che bello, pensa che bella notizia. Perché la storia un po' del Cantico dei Cantici, non predicherò su questo, ma parla di questi due che si incontrano, che parla della Chiesa e di Gesù. E immaginati che incontri qualcuno, ti innamori di qualcuno, ti senti unica per qualcuno, e poi dice, dai che bello, vieni a vivere con me. E tu dici, va bene, un sacco di mogli e 80 concubine. Però quello è un'immagine, perché sempre nel Cantico dei Cantici dirà che tutte le regine e tutte le concubine guardano la sunamita, guardano la sposa, guardano la ragazza e dicono, però tu sei l'amata, tu sei la più bella. E anche l'amato del Libro dei Cantici innalza lei e dice, tutti guardano lei e dicono lei è beata. E questo è un simbolo nella Bibbia, nella simbologia biblica, di quante persone diranno io conosco Gesù, sì è mio, di quante religioni usano anche il suo nome, ma quando lui tornerà per prendere la sua chiesa, tutte le religioni, tutte chiunque diranno lei è l'unica, la chiesa, è l'amata, è la sua amata. Amen. E quando penso a questo, penso che davvero questa cosa di avere le impronte digitali, ognuno la propria, rende sì ogni essere umano sulla faccia della terra di tutte le tribù, lingue e nazioni. Cioè potete immaginare che miracolo è non riprodurre la stessa impronta digitale, nessuno ha una impronta diversa, è uguale all'altra. E questo miracolo, lo Spirito Santo allora pregando mi diceva, è così che siete per me. Dio mi diceva, è così che siete per me. Quando voi siete alla mia presenza, quello che voi provate, quel momento che sei alla presenza di Dio dove ti senti unico, sei unico. Perché come Lui si manifesta a te, Lui non si manifesterà mai a nessuno in tutto il mondo. Quindi pur amando tutti, come l'impronta digitale, quel momento che sei in adorazione, sei alla presenza di Dio, quel momento è completamente tuo. Ecco perché noi parliamo di intimità con Dio. Allora puoi immaginare, non esiste al mondo un momento dove quella persona appartiene solo a Lui.
Questo è il momento dell'adorazione. E quando noi lo conosciamo, e quando noi frequentiamo Dio, e quando noi frequentiamo Gesù, sapendo che quello è il momento così unico e così speciale, ecco perché a volte io non capisco le persone che non pregano, perché o magari penso che abbiano un'idea della preghiera in un modo molto prego per avere, prego per chiedere, questa preghiera un po' scatolata. Ma quando noi pensiamo che la preghiera personale è quel tempo dove io sono con quel momento di Dio, tanti momenti di Dio sono meravigliosi, c'è la chiesa che adora, ci sono i fratelli che adorano, ma quel momento è solo ed esclusivamente mio. Tutto quello che io conosco di Dio e l'intimità che io conosco di Dio, nessuno la conoscerà mai. Ma tutto quello che tu conosci di Dio, nessuno conoscerà mai. C'è una parte di Dio che Lui manifesta solo ed esclusivamente a te. Capite perché è così meraviglioso pensare? Io non posso perdere, io non posso calpestare il regalo che Lui mi ha dato di avere un momento, una parte di Lui che è mia, dove nessuno al mondo conoscerà quella parte di Dio. Non è meravigliosa questa cosa? Cioè nessuno al mondo, quando tu sei là in macchina che stai guidando per tornare a casa, sei là e dice Signore e senti la sua presenza, nessuno al mondo sente la sua presenza come tu senti, e quel momento è così speciale, così unico, lui è così al centro, che è meraviglioso vivere così, è meraviglioso camminare con lui, è meraviglioso averlo nella nostra storia, nella nostra vita. Amen. Vorrei incominciare leggendo un passaggio della Bibbia in 1 Pietro 10:12, perché possiamo ricordarci che noi siamo privilegiati di conoscere Gesù, privilegiati di camminare con Lui, di sapere che Lui c'è. Guarda cosa dice 1 Pietro 1 dal 10 al 12, dice così: intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Dite com'è? A me destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando anticipatamente testimoniava le sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle, e fu loro rivelato non per se stessi, ma per voi, sta parlando alla Chiesa, non per se stessi, ma per voi, Chiesa. Amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli bramano di penetrare i loro sguardi. Questo passaggio sta dicendo che lo Spirito di Cristo, cioè c'era già la presenza di Dio sopra di Gesù, sopra alcuni profeti che sono venuti prima di Gesù e che hanno profetizzato parlando di quel momento, di quella gloria, di quando lui sarebbe venuto sulla terra, che meravigliosa gloria sarebbe stata. E dice loro guidati dallo Spirito di Cristo, però non avevano ancora conosciuto, ancora non sapevano, profetizzavano, dice, profetizzavano le sofferenze e le glorie che dovevano seguirlo, ma dice e fu loro rivelato non per se stessi, ma per voi. Noi sappiamo che tutto l'Antico Testamento punta a Cristo. Tutto l'Antico Testamento è un'aspettativa del Messia che deve venire. E tutti hanno vissuto con questa aspettativa dicendo, ma quelli che verranno, ma quando lui verrà, ma quando il Messia verrà, ma quando succederà? E noi abbiamo la grazia di vivere in un tempo dove è già successo. E dice tutto questo è stato profetizzato per voi, è meraviglioso, dice fecero ricerca i profeti, indagarono, tutti dicevano quando verrà, come sarà, ma a un certo punto lui è venuto, amen, ed è venuto per la sua chiesa e noi abbiamo la grazia di vivere in un'epoca dove noi possiamo conoscerlo. Noi viviamo la grazia di vivere in un tempo dove noi possiamo stare con Lui, tête à tête, nella nostra camera. Allora, molte volte so che alcune persone così leggendo la Bibbia o vedendo i film di Gesù, pensano
Che meraviglia sarebbe stato vivere ai tempi di Gesù. Chi ha mai pensato questo? Ma che bello che sarebbe stato. Sì, avremmo visto lui e poi avremmo parlato. Immaginiamo se fossimo nei tempi di Gesù. Probabilmente saremmo stati la folla, dove Gesù sta parlando senza microfono sopra il monte. Tu eri là dietro che dicevi, Gesù! E Gesù parlava e magari tu eri lì che diceva, voce, voce! E c'era una folla, migliaia di persone attorno, sì, lui era lì. Volevi parlare con lui? Sì, avresti potuto avere, a meno che eri uno dei dodici, qualche secondo, come la donna, come Jairo, qualche minuto con lui, è vero, già era una cosa pazzesca avere un minuto con lui. Ma oggi, che lui è qua, che non devi fare la coda, che non devi dire voce, tu hai la grazia di avere la presenza di Dio 24 ore su 24, è molto più fantastico, tu puoi ascoltare la sua voce direttamente e non solo, non devi solo toccare le sue vesti, tu puoi vivere con lui, tu puoi avere intimità con lui, tu puoi permettere che lui si sieda con te dovunque ti trovi e ti parli e ti spieghi e dica così, guarda Marco, queste cose sono in questo modo, Rosalind, guarda, non fare questo, facciamo quest'altro, guarda Pasquale, ti guida, facciamo in questo modo, è meraviglioso, è la sua meravigliosa grazia, è fantastico. A volte noi pensiamo, se fossi lì, la verità è che è molto più bello essere qui dove la sua presenza è di continuo 24 ore su 24 con noi dovunque andiamo, possiamo essere sotto la doccia, possiamo essere sotto un ponte, lui sarà sempre lì e attraverso lo Spirito Santo parlerà sempre ad ognuno di noi e noi potremo sempre ascoltare la sua voce, noi possiamo sempre toccarlo e noi possiamo sempre avere di continuo la sua presenza in noi. Non è meraviglioso? Wow! La Bibbia dice in Luca 1:35 così, l'angelo le rispose, sta parlando con Maria, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Santo, sempre Pietro dice, lui non si è manifestato agli angeli, ma lui ha versato il suo sangue, perché per poter essere fratelli, per poter dare un'eredità a qualcuno, quella persona deve essere collegata attraverso il sangue e lui ha versato il suo sangue per fare in modo che tu diventassi nella sua famiglia, che tu fossi parte di lui. Sapete che quando Gesù arriva al mondo, noi troveremo nel Vangelo di Giovanni che dice che arriva l'unigenito figlio di Dio. Vi ricordate? Cos'è l'unigenito? Unico figlio che Dio aveva. Dio non aveva nessun altro figlio finché Gesù è venuto sulla terra. Aveva i suoi profeti, aveva Mosè, aveva i suoi sacerdoti, aveva i suoi leviti, ma non aveva nessun figlio. Poi arriva Gesù, l'unico figlio di Dio. E tu dici, wow, era l'unico, ma dopo che lui muore sulla croce per noi e attraverso il suo sangue noi diventiamo fratelli quando noi lo accettiamo. La Bibbia dice in Giovanni 1:12, quando lo accetti hai il diritto di diventare figlio. E quindi quando tu lo hai accettato nella tua vita, il suo sangue è su di te e tu diventi figlio. E l'apostolo Paolo, quando parlerà di Gesù in Romani 8:28, incomincerà a parlare di Gesù, dirà: lui è il primogenito tra molti fratelli. Non è più l'unigenito, lui entra nel mondo come unigenito, ma dopo che muore lui diventa il primo genito. Vuol dire che tu sei il secondo genito, terzo genito, cento genito, non so che genito sei, ma adesso tu sei diventato figlio perché il primo genito si è dato per te e il suo sangue è entrato nelle tue vene. Quando noi conosciamo Gesù, noi diventiamo quelli che hanno sangue blu, sangue di figli di re. È meraviglioso. E lui entra al mondo come? Lui entra al mondo come agnello.
Lui entra al mondo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. La Bibbia dice che lui entra in un modo semplice, lui cresce in un modo semplice. Molta gente non ha riconosciuto Gesù. Immaginate che nell'epoca di Gesù l'11% delle persone hanno seguito Gesù, poi molti di più, ma nella sua epoca neanche così tanti. Era rifiutato, non accettato, umiliato, lo mettevano in dubbio, ma sì, ma sarà, ma non sarà. Molti hanno creduto, ma molti non hanno creduto, anzi lo hanno spogliato, rifiutato. Ma lui non è più così. Oggi lui è in gloria. Lui entra nel mondo come agnello, ma lui esce come leone. Amen. Lui oggi non è più l'agnello di Dio, lui lo è stato. Come uomo era l'agnello di Dio. Guarda cosa dice la Bibbia, guarda che meraviglia. Guardiamo come lui entra e poi come lui esce. In Isaia 53, dal 2 al 3, dice così: egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare alla sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Questo è Gesù che entra nel mondo come una pianticellina, come una radice che nasce dove? In un suolo arido. Non era bello, tutti fanno tutti questi film, no? Il più bello era Jim Caviezel. Che bello che era Jim Caviezel, tutti che dicevano Gesù. Poi c'era quello di Zeffirelli che era anoressico, biondo, con gli occhi molto azzurri, che probabilmente Gesù era scuro, con gli occhi scuri, perché veniva da quella parte del mondo dove la gente è scura, neanche altissimo. Abbiamo tante idee, no? Anche vediamo i film, avete presente i film, le tre croce là in alto? Sapete che quando venite a Nazareth qualche volta con noi scoprirete che la croce è così, piccolina. Sono tanti miti che noi creiamo attorno. E Gesù viene così, semplice, in una famiglia semplice, con gente semplice, doveva assomigliare agli uomini, doveva condividere con noi la nostra vita per arrivare a questo processo di dare il suo sangue per farci diventare fratelli. Però poi c'è la croce. E quando c'è la croce, c'è la sua morte. Lì finisce il tempo di Gesù uomo. Amen. Molti pensano, che bello, quando arriverò in cielo e vedrò Gesù, e tu stai immaginando che vedrai Gesù con queste vesti lunghe, magari con la croce che sei là in cielo, e ti dice, ciao, come stai? Ti guarda con questo sguardo dolce, cosa pensi? Tu pensi a questo Gesù uomo, vorrei dargli un abbraccio. Ma guarda cosa dice la Bibbia dopo la sua gloria, com'è che Giovanni lo vede. In Apocalisse 1, dal 9 al 17, dice così: il figlio dell'uomo appare in visione a Giovanni. Allora, chi era Giovanni? L'apostolo di Gesù. L'aveva visto per 3 anni interi. Quindi se tu vivi 3 anni interi con qualcuno lo riconosci, penso, no? Il figlio dell'uomo appare in visione a Giovanni. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Cristo Gesù. Nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo, fu rapito in spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivere in un libro e mandalo alle 7 chiese, a Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatire, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fu voltato, vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai 7 candelabri uno, simile al figlio dell'uomo. Come sarà Gesù? Sembrava un umano, guardando così assomigliava un po'. Vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto con una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili al bronzo incandescente, arrovesciato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque.
Nella sua mano teneva 7 stelle e dalla sua bocca usciva una spada a doppio taglio, affilate. E il suo volto era come il sole che splende in tutta la sua forza. E quando lo vidi, io cadde ai suoi piedi come morto, ma egli pose la mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo. Giovanni, sono Gesù. Pensa alla paura di Giovanni. Dice: ok, scrivi queste cose, senti questa voce, fa così. E vedi, i piedi che sembra... Allora, è ovvio che Giovanni sta usando delle immagini che per lui erano comuni al suo tempo. Perché lui non poteva descrivere, non si poteva descrivere Gesù in gloria. Allora lui ha descritto con quello che conosceva. Quindi oggi magari, non lo so, avrebbe detto: sembrava che avesse delle LED wall in testa. È logico che lui ha usato i paragoni dell'epoca. E nell'epoca lui ha detto: ragazzi, cioè assomigliava un po' a Gesù, cioè mi ricordava un po' a lui, però aveva questi capelli tipo lana, che voleva dire che era brillante, non lo so, era tipo qualcosa. E poi dice: sì, aveva queste vesti lunghe, ma i suoi occhi erano come fuoco che mi guardava, e dalla bocca non era più il Gesù che diceva: vieni che ti perdono, ma c'erano delle spade dalla sua bocca, c'era una specie di Robocop. Non poteva descrivere. Era qualcosa che non riusciva a descrivere. Ed era così emozionato quando l'ha visto che dice: cadi come morto. Era così pieno di quello che ha visto che si è buttato, cioè è caduto, ha perso le forze. E Gesù gli mette la mano destra e dice: Giovanni, sono io. Sono il primo e l'ultimo. Sono io, Giovanni, sono il tuo Dio. Tu non troverai più il Gesù che cammina nelle vie di Galilea, perché Gesù adesso è re. E il mondo, noi pensiamo, il mondo l'ha rifiutato, il mondo non l'ha voluto, noi predichiamo Gesù oggi, la gente dice: oh, boh, non so se voglio sapere di Gesù. Ah no, ma io sono satanista, ma a me non me ne frega niente, io sono ateo, a me cosa ne frega di Dio, lasciate perdere voi. Ma guarda cosa succederà. La Bibbia dice in Filippesi 2, dal 9 all'11, così: perciò Dio lo ha sovranalmente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Tutti dovranno piegarsi a Lui. Se tu non lo fai adesso, un giorno lo farai. Tu puoi essere ateo, satanista, picco palo, puoi essere seguire il disco volanti, a me non interessa che cosa segui, ti dico. Se non ti piegherai oggi a Lui, un giorno, anche prima di andare all'inferno, perché vedi qua dice: sulla terra lo faranno, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, e dice: ogni ginocchio nei cieli, parla degli angeli, della popolazione celeste, sulla terra, tutti quelli che sono ancora qua, che saranno ancora qua quando Lui tornerà, e anche là sotto, tutti i demoni e chiunque sia negli abissi dovranno un giorno inginocchiarsi davanti a Lui e dire: è vero, Lui è il Signore dei re della gloria, è vero, Lui è il Dio di ogni cosa, Lui è colui che può e che farà sempre quello che dice, non c'è modo di scappare. Quindi può darsi che tu predichi oggi e dicono: non voglio sapere, e può darsi che non vorranno sapere mai, può darsi che tu mi stia ascoltando e dici: a me non me ne frega niente, però io ti voglio dire: ci vediamo alla fine. Ci vediamo alla fine. Io ho detto a Dio così, ho fatto una richiesta, ho detto: ma non è che mi puoi mettere così, posso prenotare un posticino vicino alla prima fila? Perché mi piacerà vedere, magari anche gente che abbiamo evangelizzato e che non hanno voluto sapere niente, vorrei essere lì dicendo: dai, fammelo sentire. Perché anche una volta sola, anche prima di vivere tutta l'eternità fuori da Dio, tutti gli esseri umani al mondo, gli angeli e i demoni, un giorno dichiareranno insieme che Lui è il Signore della gloria, che Lui è colui che comanda, Lui è il re della gloria e della terra, Lui è quello che diceva di essere ed è quello che dice di essere. Guardate cosa dice la Bibbia. Allora, prima noi abbiamo letto: guarda, è venuto come una pianticellina in terra arida.
non aveva apparenza da tirare l'attenzione, disprezzato, umiliato. La gente lo trattava così. Ma guarda com'è dopo, nel Salmo 24, dal 7 all'8, dice così. Questo parla dell'entrata trionfante di Gesù. Questo parla della gloria di Gesù. Dice: o porte, alzate i vostri frontoni, o voi porte eterne, alzatevi, e il re della gloria entrerà. Chi è questo re della gloria? È il Signore, forte e potente. È il Signore, potente in battaglia. Le porte del cielo che si aprono. Puoi immaginare quando Gesù sta entrando nella gloria del Padre, che iniziano a dire: porte, apritevi, sta per entrare il re della gloria. Dicono: chi? È lui, è il Signore, sta entrando, lui che ha vinto la sua battaglia, perché la sua battaglia più grande era la morte e il peccato, e lui ha battuto la morte, ha battuto anche il peccato, e ha dato accesso a chiunque crede in lui di entrare nella sua presenza per sempre e di vivere con lui nella gloria e governare con lui. Questo è il nostro destino. Noi siamo destinati a regnare con Cristo. Ecco perché noi insegniamo le persone a incominciare a regnare da qua. Qua in terra noi stiamo facendo dei training. Training per regnare per la vita eterna. E anche Dio sta mettendo dei doni nella mano delle persone per dire: vediamo. So che noi leggiamo la parabola dei talenti molte volte come una cosa di qua. Dio mi ha dato del dono della musica, se io non moltiplico darà l'altro. Ma se tu leggi bene la parabola dei talenti, non sta parlando di oggi, sta parlando di un re che distribuisce dei talenti alle persone e va via. Sta parlando del re Gesù, che dà dei talenti alle persone, e quando lui tornerà, perché messianica parla del futuro, parla del ritorno, e quando lui tornerà, lui chiederà conto dei doni che ognuno ha. E quello che dirà: no, io avevo dei doni, ma io sai, troppo pesante lavorare a curare qualcuno, uffa, non ho tempo. Tutti coloro che hanno avuto dei doni da Dio, quando lui tornerà, lui dirà: cosa hai fatto con quel talento? Io l'ho sotterrato, io l'ho moltiplicato, io avevo 2, l'ho fatto diventare 4, io avevo 5, è diventato 10. Allora entra nel regno di mio Padre e io prenderò di quelli che non hanno usato niente e darò a te. Parla di quando lui tornerà, e lui tornerà e anche lui saprà chi regnerà con lui e chi ha amministrato bene quello che Dio ha messo nelle nostre mani. Per questo, se Dio ha messo anche una piccola cosa nelle tue mani, inizia ad amministrarlo con tutta la grazia. Se è curare una persona, curala in modo pazzesco. Se ti ha detto di andare per le nazioni, vai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Se ti ha detto di suonare, di cantare, qualsiasi cosa sia, moltiplica quello che Dio ha messo nelle tue mani. E il modo migliore di moltiplicare, ricordatevi, è condividere. Ne abbiamo parlato solo qualche settimana fa. Gesù, quando non moltiplicava i pani, Gesù condivideva il pane, e quanto più condivideva, più il pane si moltiplicava. Se Dio ti ha dato qualsiasi dono, qualsiasi talento, qualsiasi cosa tu sappia fare, anche se tu hai più economia di un altro, condividi con la gente, e quanto più condividerai, più e più crescerà. E sapete, non è una questione di emotività. Voi pensate che tutte le volte che io salgo qua di domenica io voglio di predicare? Sapete che sono state le volte che sono salita qua che volevo morire? Che sono venuta e ho detto: Signore, voglio morire. Però vado perché non sono io. Se io mi fermassi alle mie forze, a chi sono, se io predicassi perché penso di essere bravo a predicare, allora io oggi non salirei qua. Ma come io non prego, dico, perché penso di essere bravo a predicare, ma sono solo il pappagallo di Dio, allora io ti offro, sia che sono infelice, felice, stanca, non stanca, suonata, non stanca, io ti offro la mia bocca perché tu possa parlare attraverso di questa, perché se mi hai dato questo dono, io lo moltiplicherò sempre e io non lo seppellirò, non lo sotterrerò, sia che piova, sia che ci sia il sole, io moltiplicherò tutto quello che tu hai messo nelle mie mani, perché quando tu tornerai io voglio sentire: servo buono e fedele, perché lui tornerà, perché lui sta tornando.
tornando, perché lui è un Dio meraviglioso. Guardate cosa dice Apocalisse 19:1, dice: gloria e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello. Dopo queste cose udì nel cielo una grande voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Oggi lui ha nelle mani la gloria. E sapete cosa facciamo? Facciamo di Dio un Dio piccolo e viviamo a volte pensando ancora che Gesù sia ancora qua sulla terra. Lui è già venuto, ha già fatto quello che doveva fare, lui non tornerà più sulla terra in quel modo. Quando lui tornerà in gloria, ragazzi. Ogni occhio lo vedrà e tutti sapranno che lui è lui, e tutti sapranno che lui è lui. Mai più vedremo il Gesù di Galilea. Se vuoi vedere Gesù di Galilea, vai in Galilea e te lo immagini. Ma lui è molto più grande del Gesù di Galilea. Oggi lui è il Gesù nella gloria, lo vedrà ogni occhio, tutti diranno wow! Sarà meraviglioso. Ed è questo Dio che vive nella tua cameretta, ed è questo Dio che ti parla personalmente, ed è questo Dio che ti ama con amore eterno e che ti dice: sposa amata mia, sei unica. Sapete cosa credo? Che tutti noi dovremmo vivere come Giovanni, che diceva: parla il discepolo che Gesù amava. Solo Giovanni dice che lui era il discepolo che Gesù amava. Nessuno identifica Giovanni, dicono Pietro, Matteo, nessuno dice lui si sentiva profondamente amato. Ognuno di noi dovrebbe sentirsi onorati e profondamente amati di vivere in un'epoca dove Gesù è già risorto e possiamo vivere con lui tutti i giorni della nostra vita e incentrarci lì nella bellezza di quel Dio che ha saputo perdonare l'imperdonabile. Di quel Dio che non ha guardato razza, non ha guardato colore, non ha guardato da dove uno veniva, non ha guardato il suo peccato, ma ha saputo stendere misericordia dicendo: io ti perdono, vai, non peccare più, io ci sono. Quello che lui ha fatto qua su questa terra è solo per dimostrarti in parte quello che lui può fare. E se lui ha fatto in parte alcune cose, pensa quanta misericordia, quanto perdono e quanta grazia tu non puoi ricevere oggi se solo apri il tuo cuore e dici: Dio, voglio camminare con te, se non lo hai mai fatto. E se lo hai già fatto, goditi le benedizioni della redenzione, goditi questa cosa, è un regalo, è un premio. Goditi, i profeti hanno sognato di vivere questo. Vedete che dice che noi conosciamo cose che gli angeli sognavano in addentrarsi? Potete immaginare che gli angeli, lo dice la Bibbia, dice: non è stato rivelato a loro, gli angeli bramavano. Anch'io voglio sapere quello che sanno loro, anch'io voglio avere l'intimità che Dio ha con loro, loro non hanno l'intimità che Dio ha con noi. Ecco perché Lucifer si è arrabbiatissimo. Non è un privilegio degli angeli. Dio non si è fatto angelo, lui si è fatto uomo. È un privilegio nostro di camminare ogni giorno con fede in lui e credere ogni giorno che lui c'è. Guarda cosa dice la Bibbia: chiunque crede in lui non rimarrà deluso. Di per favore alla persona che è vicino a te, perché magari non basta che lo dica io. Tu, se credi in lui, non rimarrai deluso. Non rimarrai deluso. Chiunque crede in lui non rimarrà deluso. Però chi conosce questo passaggio della Bibbia? Chi l'ha mai letto? Chi l'ha mai ascoltato? E come mai pensi ancora di deluderti? E come mai pensi ancora dicendo: chissà se Dio farà? Ho fatto questo passo di fede per il Signore, ho lasciato questo per Gesù, no, ho fatto la brava, ho fatto il bravo per Gesù. Chissà come andrà a finire questa cosa che ho fatto. Andrà a finire meravigliosamente bene. Io non sto dicendo che in mezzo all'inizio e alla fine non ci saranno momenti difficili, ma quando ci sono i momenti difficili, difficile, personale, con gli altri, perché ci sono, la Bibbia dice: nel mondo avrete afflizione,
ma abbiate coraggio, perché ho vinto anche le affezioni del mondo. Abbiate coraggio di credere. Questo coraggio non è un coraggio così, oh, coraggio. Abbiate il coraggio di credere, ho vinto il mondo. Io posso vincere quell'angoscia, io posso vincere quella cosa difficile nella tua vita. Io posso vincere il tuo problema in casa, io posso vincere il tuo problema al lavoro, io posso vincere quello che sta succedendo nella tua storia. Fidati di me, chiunque crede in lui non rimarrà deluso. Allora chi è che rimane deluso? Che smette di credere, che smette di credere. La fede è il canale che Dio ci ha dato per ricevere ogni cosa, è per fede che si ottengono le promesse. Per questo anche se tutto attorno a te vuole rubare la tua fede, non fartela rubare. In chi crederai? La mia domanda è, a chi crederai? Crederai alle circostanze che ti dicono fa tutto schifo, o crederai al Dio che comanda le circostanze, che dice tu non rimarrai deluso, io sono il Dio delle circostanze? Crederai a quello che bussa nella tua porta dicendo tu non ce la farai mai, o crederai nel Dio che dice tutto è possibile a chi crede? A chi stai credendo? Sapete perché la gente molte volte è delusa? Perché credono in se stessi anche. Devo essere bravo, devo farcela, e poi non ce la fai perché stai mettendo la tua fiducia in te, non è Dio che ti dà la forza di farcela. Poi guardi le persone attorno e dici, oh no, quella persona che pensavo che sarebbe stata così una persona meravigliosa, perché quella persona, e metti la tua fede nella persona. C'è gente che lascia Dio per le persone, c'è gente che lascia la fede, la chiesa per le persone. Vuol dire che la tua fiducia è messa in qualcuno e non in lui. Chiunque crederà in lui non rimarrà deluso. Non c'entra con la persona che è al tuo fianco, non c'entra con le tue incapacità, c'entra con la sua potenza. Guarda cosa dice la Bibbia quando Gesù entra sulla terra. Dice lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Parola di Dio più Spirito Santo porta vita. È il principio della nuova nascita. Ascolti la parola di Dio, lo Spirito Santo ti convince, tu nasci di nuovo. Dovunque tu troverai Spirito Santo più parola di Dio, ci sarà sempre vita. Dovunque, per questo noi ti incoraggiamo e diciamo ascolta la sua parola, prega, leggi la Bibbia e cammina per lo Spirito, perché questo è principio di vita. Non potrai venire meno se vivi così. Amen. E non ti sto dicendo che non ci saranno momenti difficili. Perché oggi, vedete, una volta quando si parlava di suicidio, quando si parlava di depressione, era quasi sempre fuori dalla chiesa. E la gente diceva così, wow, cosa sarà successo a questa persona? Sarà indemoniata, sarà chissà cosa, chissà se gli sarà successo. E poi abbiamo incominciato solo a predicare un Vangelo che va tutto bene, senza raccontare che nel mondo a volte ci sono afflizioni, ma andrà bene perché lui ha detto che sei più che vittorioso. E quindi la gente arriva alla sofferenza, non sa più reggere. La gente non sa reggere, nei paesi occidentali, la gente non sa reggere. Io ho ricevuto un post l'altro giorno, una donna monca, hanno tagliato le sue due mani perché non ha rinnegato Gesù. E io ho guardato questa foto e ho detto, ma signore, chi di noi, a furia di perdere le due mani, avrebbe detto io non rinnego Gesù? Se noi uno non ci ha guardato in faccia, non ci ha salutato, non ha detto come volevamo e noi lo trinciamo dalla nostra vita. Ma non siamo più abituati a vivere sotto pressione, non siamo abituati a vivere con la sofferenza, ma noi siamo figli di un Dio che ha sofferto fino alla morte. Noi dovremmo essere esperti in sofferenza, e quando c'è un momento difficile noi dovremmo sapere che come lui ha sofferto, noi abbiamo la stessa forza di soffrire, di morire per risuscitare, perché questo è il nostro destino, non è rimanere nella morte ma è vivere nella vita. Amen. E allora c'è un Vangelo tutto autoriferito, tutto motivazionale, dai che ce la possiamo fare, però si dimenticano di dire che a volte ci sono dei momenti difficili. Parliamoci chiaro, non c'è la vita perfetta, non c'è la famiglia perfetta, non c'è mamma, bambino, sorriso, mulino bianco, no, la vita è difficile, ci sono afflizioni, lotta, ci sono per tutti. Dillo al tuo amico, ci sono per tutti. Ognuno di noi sta combattendo con qualcosa, ognuno di noi ha dei mostri da sconfiggere, ma noi sconfiggiamo sapendo il mio Dio mi ha detto che io sono più che vincitrice, il mio Dio mi ha detto che io non sarò deluso, e quindi io vado lì.
sotto pressione comunque sia, perché sono figlia del Dio vivente. Nel tuo DNA non c'è il DNA di tuo padre, di tua madre, di chissà cosa. Nel tuo DNA spirituale c'è il sangue del primogenito. Nel tuo DNA c'è il sangue di Cristo, e questo sangue è un miscuglio tra l'umano e il sovrannaturale. Nel tuo DNA abbiamo fatto lunedì, c'è stata questa donna bravissima, ho seguito metà, poi ho dovuto uscire, ho finito di seguire, dove parlava del DNA, parlando delle cose umane, e io dicevo: il nostro sangue, il nostro DNA spirituale è stato cambiato il giorno che abbiamo conosciuto il Signore Gesù Cristo. Allora c'è gente che incomincia, continua a dire: colpa di mio padre, ricordati, prendi la tua posizione in Cristo. Se è vero che lui è il primogenito, vuol dire che io sono figlio. Non mi identifico più con l'umano, mi identifico col divino. Non sono più io che vivo, ma è Cristo Gesù che vive dentro di me. E devi camminare con questa convinzione. È Gesù che l'ha dentro. Sapete, quando noi preghiamo per qualcuno, c'è gente che dice: oh, devo pregare per gli ammalati, non so se ho fede, non so se devo avere fede, 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 fede. No, tu devi solo credere: Gesù Cristo è dentro di me, io sono il tempio dello Spirito Santo. Come lo Spirito di Cristo profetizzava attraverso i profeti, lo Spirito di Cristo manifesterà la guarigione, la salvezza attraverso di te. Sei solo uno strumento meraviglioso della sua grazia, e lui con la sua potenza è lì, e ti voglio dire, è lì. Se tu hai accettato Gesù nella tua vita, tu sei diventato tempio. Tu sei diventato luogo santo. Lui ha scelto di non vivere più in un luogo costruito da mani umane, per vivere dentro di te. Ecco perché noi dobbiamo camminare in santità. Puoi immaginare? Cammino in santità perché io lo porto con me. Io porto Cristo dentro di me. Allora cosa faccio? Quando tu vai a guardare la pornografia, dici: ricordati, io porto Cristo dentro di me. Quando tu esci per la strada, quando tu stai guidando, ricordati, io porto Cristo dentro di me. Quando tu stai per discutere con qualcuno, ricordati, io porto Cristo dentro di me. Lo Spirito di Cristo è dentro di me. Chi è Lui? È colui che ha risuscitato. Ha risuscitato Lui stesso. Con la morte non ha potuto trattenere. La morte, immaginiamo, la morte non ha potuto trattenere. Sapete cosa dice Paolo? Paolo dice: lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti è dentro di te. Cosa ci vuole per risuscitare qualcuno dai morti? Dice: quella forza lì è, non sarà, quando tu hai dato la tua vita a Cristo, quella forza là è dentro di te. Ma pastore, allora perché mi sento così debole? Come la barzellettina che c'era dei pinguini, no? Che c'erano due pinguini che parlavano, mamma, papà e bambino, e questo bambino pinguino dice così: papà, ma io sono un pinguino? E lui dice: certo che sei un pinguino. Ah, mamma, ma io sono un pinguino? E la mamma dice: ma certo che sei un pinguino. Interessante. Papà, ma anche la nonna era pinguino? Certo che la nonna era pinguino. Mamma, ma anche il nonno era un pinguino? Certo che il nonno era un pinguino. Ma anche il tataranonno ha detto: guarda, eravamo tutti pinguini, nonni, bisnonni, da sempre siamo pinguini, siamo una famiglia di pinguini. Ma allora perché ho così freddo? Perché a volte noi viviamo altre cose invece di vivere questa fede violenta, piena, felice, questa speranza che non delude, come dice la parola di Dio? Perché ci dimentichiamo chi siamo. Ci dimentichiamo che noi non siamo chiunque. Ci dimentichiamo quando noi prendiamo l'autobus, quando noi andiamo nella metropolitana, quando camminiamo per la strada, noi ci vediamo come un numero, mentre Lui ti vede come figlio del Dio vivente, colui che ha il DNA, colui che è entrato l'unigenito, è diventato primogenito dopo la sua morte, e tu sei parte di quella famiglia. Cammina così. Io sono figlio di Dio. Sapete che quando mi sono convertita per 3 mesi ho avuto la rivelazione che ero figlia di Dio?
Io per 3 mesi mi svegliavo, sembravo un idiota, così. Sono figlia di Dio. E lui dice, perché non lo sapevi? Sì, lo sapevo qua, avevo già letto, avevo studiato, ma non avevo realizzato che io appartengo alla sua famiglia e continuavo a identificarmi con la mia. Ma Gesù ci ha insegnato, quando è arrivata Maria e i suoi fratelli che pensavano che lui fosse pazzo, in Marco 3, dice, Gesù, guarda che c'è là fuori tua madre e i tuoi fratelli che ti vogliono portare via. E lui dice, chi sono mia madre e i miei fratelli? E guarda verso i discepoli e dice, sono questi la mia famiglia. Chiunque nasce dal cielo diventa la mia famiglia. Tu sei famiglia di Dio. Identificati con Lui. Guarda cosa dice la Bibbia, ma noi siamo stati trasportati da un regno di tenebre al regno del suo figlio amato. Tu non vivi più in questo mondo, tu vivi nel regno del suo figlio amato. Cammina, entra nel regno della fede, cammina nella fede, cammina con lui, cammina ascoltando, goditi il privilegio che i profeti e tutti quelli che hanno profetizzato non hanno avuto e hanno profetizzato per voi, per me, per te e per la Chiesa. Goditi il privilegio della sua presenza, goditi il privilegio di stare con lui. Io voglio invitare Sounds a venire qua. Io vorrei che oggi noi godessimo del privilegio di stare alla sua presenza. Che oggi noi passassimo un tempo di adorazione così felici del privilegio di conoscere Gesù. Pastore, ma è sempre così? Ragazzi, non è sempre facile. Ci sono delle volte dove io, te, penso che noi siamo in camera con Dio, che siamo arrabbiati, delusi, tristi, ma se noi scegliamo di fare quello che Lui dice, liberare il cuore, tranquilli, amare, perdonare, non è facile, ma poi Dio fa giustizia, Dio si muove, Dio apre il cielo, Dio sa, Lui fa succedere delle cose. Guarda, io ieri ho ricevuto così tante buone notizie. Dopo un momento che stavo pregando, c'è stato un momento complicato, ma così tante buone notizie, così tante notizie che parlano della giustizia di Dio, di come Lui guarda quella preghiera fatta quando non hai voglia di pregare. Avete mai avuto questi momenti o sono solo io che voglio e non ho voglia di pregare? Alleluia. Tutti gli umani dicono amen. Voi pensate che io o voi, noi preghiamo perché abbiamo voglia? A volte io ho una grande voglia di Dio. Non vedo l'ora di stare lì con Lui e dire wow, questo è il mio pezzettino. A volte non ho voglia di fare niente perché sono umana come te, la mia carne dice dormi. Mangia, dormi, fregatene. Ma noi andiamo a incontrarlo perché abbiamo deciso, non perché abbiamo sentito. Amen. Non è una questione di motivazione, è una questione di decisione. Non faccio perché sono motivato a fare, faccio perché è giusto fare. E la nostra fedeltà è lì che vedremo. E sapete cosa vi dico? Lui sa quello che stiamo vivendo. A volte Dio sa quando abbiamo bisogno di riposare, quando abbiamo bisogno di piangere. Lui sa quando abbiamo forze e quando non ce l'abbiamo. Lui comprende. Ed è importante stare con Lui anche solo per sentire. Io comprendo. A volte sentiremo la sua correzione, ma qualsiasi cosa sia, è sempre un privilegio conoscere Gesù. È un privilegio, è un privilegio. Sapete perché andiamo in giro a parlare di Gesù? Qualcuno l'altro giorno ha detto, ah sì, quei pagliacci gialli. E io ho detto, pensa che ride ultimo, ride meglio, ti vediamo lì in Filippesi 2. Sapete perché? Sì, a volte ci facciamo anche pagliacci. A volte, sapete, a volte quando io vado in giro con il tour, penso ai ragazzi, dico sì. A volte non sappiamo fare i pagliacci, facciamo i pagliacci, non sappiamo presentare niente, presentiamo, non sappiamo fare fuoco, impariamo a sputare fuoco. E potevamo essere nei Caraibi come tutti a fare vacanza, ma sai perché decidiamo di andare per le strade anche a farsi idiotti? Paolo dice, noi come apostoli siamo messi a morti, siamo i più disperati di tutti. Perché la nostra disperazione di tutti noi che conosciamo Gesù è far capire alla gente che è un privilegio.
dire: guarda, quando noi abbiamo incominciato la chiesa non c'era tour, non c'era niente, c'eravamo tre. Noi andavamo a evangelizzare. Siete mai stati nel festival latinoamericano? Un festival che c'è quasi tutti gli anni. Guarda com'era. Allora, uno si vestiva tipo da diavolo perché volevamo fare una scenetta. L'altro faceva finta di essere Gesù, l'altro era la persona da salvare. Non avevamo niente, musica, non musica. Allora eravamo là con tutta questa gente del festival latinoamericano. E io che dicevo: ma pensa a te, io che cresco, carina, una bella famiglia. Cosa ci faccio qua nel festival latinoamericano a fare Gesù il diavolo? Con un prete che chiedeva soldi là davanti così. €1 per i bambini poveri. Fisso, era la nostra musica. E noi che facevamo finta, non si fermava proprio nessuno, ma noi volevamo, non sapevamo ancora evangelizzare, volevamo. E io pensate, ho detto: ci facciamo idioti pur di dire alla gente: state perdendo la grazia più bella della vostra vita, ci inventiamo qualsiasi cosa. E lo facciamo perché sappiamo che non c'è niente di più bello al mondo che conoscere il Signore Gesù. Rinunciamo a cose, rinunciamo a famiglie, rinunciamo così a tante cose. È un nostro modo di dire: tu che sei lì preso pensando chissà cosa, lottando per una politica che non funziona, esiste una soluzione. Il Dio della Bibbia, che è morto per noi sulla croce, ancora oggi è meraviglioso e può cambiare la tua storia. Sì, ci faremo qualsiasi cosa. Ci faremo qualsiasi cosa. Paolo diceva: io mi faccio greco, mi faccio giudeo. Avete presente Paolo che dice: mi faccio greco, trovo un greco, faccio finta di essere greco. Faccio un giudeo, allora cambio e inizio a parlare come i giudei. Mi faccio tutto, qualsiasi cosa per amore di Cristo, perché io so che conoscere è la cosa più bella che esista sulla faccia della terra. È come se volessimo infilare nella testa della gente. Perché? Perché lo abbiamo provato e noi sappiamo che la soluzione è Lui. E io voglio adorarlo oggi con te, io voglio ringraziarlo oggi con te. E se tu sei qua oggi per la prima volta, non lo conosci, oggi è un giorno meraviglioso perché tu lo incontri e scopra che quello che sto dicendo sono solo una voce che grida, ma lo Spirito Santo ti farà nascere e conoscere questo Dio che cambia tutto. Un rapporto con il Signore Gesù. E wow, Lui è morto sulla croce perché potessimo tornare ad avere un rapporto con Lui. Eravamo separati, il peccato di Adamo ed Eva ci ha allontanati da questa meravigliosa grazia di ascoltarlo. Come Lui camminava, vi ricordate Dio che camminava nel giardino? Guarda che bella comunione, loro erano lì, Dio che camminava, che parlava con loro, che li consigliava. D'un tratto c'è stato un ostacolo, vum! E non abbiamo più potuto fare niente. C'erano due alberi nell'Eden, l'albero del bene e del male e della vita. E la Bibbia dice che Dio li ha messo fuori dal giardino perché non potevano mangiare più dall'albero della vita, se no avrebbero vissuto tutta la vita nel peccato, cioè lontani, non potevano più rapportarsi con il santo che è separato dal peccato. Arriva Gesù, Dio si spoglia della sua divinità, dice: non me ne frega niente, non voglio venire qua come Dio, vengo a dare il mio sangue per trasformarti in fratello, perché tu possa vivere la gloria che io vivo. Gesù voleva dire: io voglio con la mia morte insegnarti la meraviglia che è essere figlio di Dio. Io che ho vissuto sempre come figlio, voglio morire, annullare il tuo peccato e invitarti. Non voglio più essere unigenito, voglio essere il primogenito di molti fratelli. Voglio che tu goda la presenza del Padre, voglio che tu scopra cosa vuol dire vivere in cielo, voglio che tu scopra cos'è, che meraviglia è vivere in cielo, che meraviglia è essere servito degli angeli, che meraviglia è la gloria del Padre. Amen. Preghiamo insieme. Thank you.
vorrei che questo momento fosse molto intimo. Per questo ti invito a prendere una posizione comoda, seduto, in piedi, in ginocchio, come vuoi. E che questo momento sia quel momento dove quella parte di Dio è solo tua. Io vorrei invitarti oggi, se per caso sei qua per la prima volta o sei venuto altre volte e non hai mai consegnato la tua vita a Gesù Cristo, io vorrei invitarti oggi a consegnarla. Vorrei invitarti oggi a credere in quello che Lui dice. E Lui dice che Lui è la via che porta al Padre. Se sei qua oggi, se sei venuto da solo, con un amico, io voglio invitarti a fare questa semplice preghiera con me, a lasciare il tuo posto e dire: Gesù, io voglio conoscerti, io voglio dare la mia vita a te, io voglio incontrarti, chiunque tu sia, perché oggi forse non lo so esattamente. Entra nella mia vita e cambia la mia storia. Se c'è qualcuno che non ha mai fatto questa preghiera, io vorrei invitarti a farla con me. Io vorrei invitarti a lasciare lì il tuo posto e a correre qui, a dire: Gesù, cambia la mia storia. Io voglio invitarti anche a un'altra categoria di persone, coloro che sì, l'hanno conosciuto, ma si sono dimenticati della bellezza che è vivere con Lui. Se tu devi tornare a casa, ti devi tornare da Dio, torna oggi. Oggi è un momento meraviglioso per fare pace con il cielo e per permettere al Padre che non ti ha mai dimenticato di riprenderti per mano e di portarti con Lui. Per questo ti invito adesso, vieni qui. Vieni qui. Vieni qui a fare la tua preghiera. Vieni qui a parlare con Lui. Vieni qui a dire: io ti riconsegno la mia vita. Oh Signore, forse per sofferenze varie, non lo so che cosa ti ha allontanato da Dio, ma io ti voglio riconsegnare la mia vita. E se non lo hai mai fatto, vieni oggi a consegnare la tua vita a Gesù. È in assoluto la cosa migliore che tu possa fare. Questo può essere il giorno migliore della tua vita, questo può essere il giorno più speciale della tua storia, questo può essere il giorno che cambierà, che segnerà, che trasformerà la tua vita. Non perdere questo giorno, non allontanarti da questa giornata. Questa può essere la giornata X nella tua vita, e non stare là molto tempo a pensare. Se devi tornare da Dio, torna oggi. Se lo devi conoscere, corri qua. Non perdere un secondo, non è mai niente per caso. Non è mai un caso che noi siamo alla sua presenza. Non è mai un caso che noi riconsegniamo la nostra vita. Non è mai un caso quello che noi sentiamo e quello che noi ascoltiamo. Non esiste il caso. Esiste la guida di Dio, esiste l'organizzazione del cielo perché tu possa conoscerlo, perché tu possa amarlo, perché tu possa tornare a casa. Il Signore oggi ti sta dicendo: figlio, figlio, torna a casa. Che sei lì lontano, lontana, tu che ancora non lo conosci, tu che ancora non sai esattamente chi Lui è, corri qua, corri qua, corri qua in questo momento. Dio ti sta aspettando. C'è altra gente che deve venire qua questa mattina, c'è tanta gente che deve venire qua questa mattina. Lo Spirito Santo mi dice che oggi è un giorno di fare pace con il cielo. Sia che non l'hai mai conosciuto, sia che non hai mai creduto, sia che hai già creduto ma sei deluso, sei lontano, sei lontana. Oggi è il giorno di fare pace con Gesù. Perché Lui ti ama, non ha mai smesso di amarti, non ha mai smesso di pensare a te, a chi tu sei, alla persona che sei. Lui sa esattamente quello che sta succedendo nella tua vita, nella tua storia. Lui sa come stai vivendo, Lui sa del tuo dolore, Lui sa delle tue domande, Lui sa delle tue angosce. Oggi è il giorno
se sei ancora lì, vieni qua a fare questa preghiera con noi. Corri qui a dire a Gesù: io non posso lasciarti, non posso. C'è molta gente che devi fare pace con Dio. Fai pace con Dio oggi, fai pace nel tuo cuore, fai pace nella tua storia. Corri qui a fare pace con Lui, vieni qui a parlare con Lui, vieni qui a riconsegnare la tua vita, vieni qui a dire: Dio, aiutami. Perché Lui non vede l'ora di stendere la sua mano su di te e di aiutarti. Lui è Gesù. È Gesù. Non stiamo parlando di qualcuno, non stiamo parlando di una statua, non stiamo parlando di un profeta, non stiamo parlando di un santo di chiesa. Stiamo parlando di Lui. Lui è Gesù. Tu che sei lì, che stai lottando e dici: no, no, ma magari faccio questo dal mio posto. No, non farlo. Vieni qua davanti. Abbi il coraggio di lasciare il tuo posto. Questo passo è profetico. E io sto lasciando la mia vita, sto lasciando la mia comodità, sto lasciando il mio giudizio, sto lasciando il mio dolore. E vengo qua davanti a presentarmi davanti a Dio. Lascio il mio posto, sì. Lo lascio per venire. Lo lascio perché voglio lasciare il passato. Lo lascio perché voglio lasciare la mia vecchia vita. Lo lascio perché voglio lasciare quella droga. Lo lascio perché voglio lasciare quella cosa che mi allontana da Lui. Sì, lascia il tuo posto, non fare dal tuo posto. Vieni, 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 vieni. Quel passo che tu fai è un passo profetico, è dire: io lascio la situazione dove sono, lascio i miei pensieri, lascio i miei giudizi, lascio le mie delusioni, lascio i miei dolori. Io corro verso di Lui, io corro verso chi Lui è, perché è questo che conta. Io corro verso la casa del Padre, perché è questo che interessa. Io corro nelle sue braccia, perché è quello che voglio. Vieni qui, vieni qui, venite per favore, spostatevi più in qua voi che siete qui. C'è altra gente lì dietro, facciamoli venire. Vieni, 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 torna a casa. Tu manchi a Gesù. A Lui non interessa tutte le cose sbagliate. Lui ha il potere di cambiare ciò che è sbagliato in meraviglioso. Lui ha il potere di cambiare ciò che non va e fare sì che vada. Questo è il Dio della Bibbia. Questo è il Dio che vuole fare pace con te oggi, che vuole dirti: torna alla mia casa. Tu magari che hai detto: non ho più bisogno di una chiesa, io prego Dio da solo, è una menzogna, noi abbiamo bisogno l'uno dell'altro, noi abbiamo bisogno di sentire la sua presenza, la sua parola, di pregare, di cantare, di ascoltare, di motivarci, di aiutarci. Noi abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di Lui. Voglio fare questa preghiera con te. Tu che sei lì, è un momento molto importante. Prega con me adesso. Alza la tua mano e inizia a pregare per queste persone. Inizia a pregare che la fede torni nel loro cuore. Inizia a pregare che lo Spirito Santo incoraggi il loro cuore. Inizia a pregare come se tu stessi pregando per tuo fratello. Fai questa preghiera come se fosse la prima volta. Fai questa preghiera come se tu non avessi ancora dato la tua vita a Gesù. Tu non rimarrai deluso. Rimani delusa perché, o deluso perché ti fidi delle persone. Ma quando mai Lui ti ha detto di fidarti di loro? Lui ha detto che c'è maledizione in chi si fida delle persone. Ma Lui ha detto: fidati di me. Sono io il tuo Dio, sono io l'amante della tua anima, sono io che ti soddisfo. Non c'è un uomo, una donna, una persona, nessuno che potrà soddisfarti. Questa è una menzogna. Possiamo divertirci, ma non soddisfarci. Ridai la tua vita a Lui oggi. Consegna il tuo cuore a Gesù. Smetti di litigare con Lui. Accetta che Lui ti ama. Fidati oggi di Lui. Di nuovo, nel nome di Gesù, fai questa preghiera con me. Fai questa preghiera nel tuo cuore. Digli: papà, voglio tornare a casa.
digli: papà, voglio tornare a casa, perché tu sei figlio, perché Gesù ha conquistato il diritto per te. Se tu credi in Lui diventi figlio, e allora puoi dire: papà, papà, voglio tornare a casa, ero arrabbiata, delusa, ero arrabbiato, voglio tornare a casa, voglio tornare nelle tue braccia, voglio tornare a sentire la tua presenza, voglio tornare ad ascoltare la tua voce, a passare ore in adorazione. Voglio smettere di essere arrabbiata col mondo. Ci penserai tu al mondo. Sei tu che l'hai vinto, io non lo posso fare. Papà, fammi tornare a casa. Fammi tornare da te, Gesù. Fammi tornare a casa, mio Dio. Io sento un amore così grande del cuore di Dio per voi, ma così grande. Sento questa tenerezza, come se Dio volesse abbracciarvi e amarvi e lasciarvi piangere forse per ore nelle sue spalle, dicendo: vieni qui, vieni qui, vieni qui. Perché sei andato, andata lontano? Vieni qui, solo io ho parole di vita eterna. Corri figlio, vieni figlia. Smetti di identificarti con una famiglia che è umana. Sono io tuo padre e io sono buono e io ti amo e ti apprezzo e non ti lascio. Vieni qui, vieni qui alla mia presenza, vieni qui nella mia casa, vieni qui tra le mie braccia, vieni, torna da me, vieni a conoscermi. Lascia che io ti ami. Lascia che io ti ami. Padre, ma ho sbagliato. E lui ti dice: lascia solo che io ti ami. Io non ho un problema con lo sbaglio. Lascia solo che io ti ami. Adesso non voglio sentire la tua scusa, voglio solo amarti, perché tu sappia che io ti amo esattamente come sei, così, anche quando non è andato niente bene. Lascia che io ti ami. Vieni qui, vieni, 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 vieni. Vieni, anche tu che ci stai seguendo da casa, inginocchiati lì dove sei. Riconsegna la tua vita a Gesù. Vieni. Vieni, vieni. Vieni. Ricevi il mio amore. Vieni che poi io aggiusto le cose, perché io non ti lascerò solo e nemmeno sola ad affrontare tutto questo. A volte ti sei sentito solo, sola, dicendo: ma non c'è nessuno qui per aiutarmi. E lui era lì, è sempre stato lì, sarà sempre lì per te. Ha dato la sua vita per averti. La Bibbia dice: non c'è un amore più grande se non quello di dare la propria vita. Lui lo ha fatto.
Paolo direbbe così, avrebbe detto in questo modo. Ma se non ha risparmiato il suo unico figlio, vuoi che non ti dia insieme a lui tutte le altre cose? Che sciocchezze. È vero che ti darà tutte le altre cose. Papà, chiamalo. Papà, io sono qui. Voglio andare via da questo luogo con te nel mio cuore di nuovo. Con te perché non ti ho mai avuto, perché ti avevo avuto, ma ti avevo lasciato lì nell'angolino. Riempimi adesso. Inizia ad alzare le tue mani a chiedere a Dio di riempirti. Riempi, Spirito Santo. Riempi, Spirito Santo. Fai di me un riflesso del tuo amore, con te io vivrò e farò la tua volontà, Gesù, tu sei il mio buon pastore, tu conosci la mia vita, Gesù, posso confidare in te, oh mio Dio, mi arrendo a te. Vicino a te, tu mi parlerai, io ti ascolterò. Fai di me un riflesso del tuo amore, con te io vivrò. Farò la tua volontà, Gesù, tu sei il mio buon pastore, tu conosci la mia vita, oh, Gesù. Conosci la mia vita.
ancora una volta come una preghiera. Gesù, tu sei il mio buon pastore, tu conosci la mia vita. Vita è tua, e oggi io dichiaro ancora che credo che 2000 anni fa sei morto sulla croce per darmi il tuo sangue e farmi diventare figlio e figlia. E io dichiaro con la mia bocca e credo con il mio cuore che tu sei il mio Dio, il mio Signore, l'amato della mia anima e il mio Salvatore, e io ti voglio seguire. Torno a casa, papà. Ho deciso di tornare a casa. Ho deciso che torno nel tuo cuore. Ho deciso che torno a raccontare al mondo quanto tu sei bello. Io sono del mio amato, e il mio amato è mio. Dillo con me, io sono del mio amato e il mio amato è mio. Ancora una volta, io sono del mio amato e il mio amato è mio. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. Io ti appartengo. Io ti appartengo. Gesù, tu sei il mio buon pastore, tu conosci la mia vita.
Applaudilo, adoralo.